Promuovere il territorio valorizzando le peculiarità della nostra terra. Mentre si discute sullo sviluppo del brand Puglia, l'occasione è stata utile per riflettere sulla situazione turistica della BAT, troppo spesso prima in classifiche negative, come quella per i furti di auto, ma drammaticamente ultima nelle classifiche del turismo pugliese. La BAT purtroppo nelle statistiche regionali è sempre la Cenerentola. E il nostro obiettivo è quello di metterci al pari con il resto della Puglia, perché la Regione Puglia in questi anni ha lavorato tantissimo, ha fatto sì che questa regione diventasse una meta turistica di rilievo internazionale, però non è solo Salento, Valle d'Itria, Gargano, c'è anche questo fantastico territorio che unisce la Murgia al mare, e il nostro impegno oggi è quello di rilanciare questa parte della Puglia e far sì che si metta allo stesso livello di zone che sono ormai consolidate e che sono ormai meta di turismo internazionale. Un territorio, quello della BAT, ricco di peculiarità, che unisce il mare al territorio collinare. Tanti gli eventi che caratterizzano l'estate dei comuni della sesta provincia, propedeutici anche ad attrarre nuovi turisti e a rilanciare il potenziale turistico aggregato tra i vari comuni. Ancora manca qualcosa per la BAT e là dobbiamo essere amministratori noi locali della BAT a proporci e a valorizzare i nostri beni patrimoniali, i nostri beni culturali, perché nell'ambito della Puglia la BAT è un pochino la Cenerentola sul turismo. E questo è uno dei compiti che noi dobbiamo proporci e per i quali stiamo lavorando. Barletta infatti sta facendo tantissimo per lo sviluppo turistico e culturale della nostra città, prova ne è che abbiamo eventi importanti, grandi eventi importanti, sui quali anche la Regione Puglia ci sta dando una mano importantissima, ma credo che tutta la filiera Puglia, tutto il brand Puglia stia lavorando per proporsi ancora di più nel mondo. Necessari in primis per la promozione del territorio l'attenzione di chi lo abita, prendendosene cura e abituandosi a valorizzare i luoghi pubblici come fossero propri. Abitare bene i luoghi significa toglierli dal degrado, significa viverli pienamente, significa proporre le nostre persone con tutto ciò che le persone possono dare di buono, di bello e di vero alla città, a partire dalle relazioni e poi insieme a tutto il resto, a tutti i beni culturali, a tutte le bellezze che il nostro territorio ha e vive quotidianamente, quindi soprattutto l'essere bellezza.